siamo alla prima missione esplorativa nel Marocco meridionale per il PRIN 2022, capocordata all'Università di Firenze col PI che è il professore Marco Benvenuti. Poi c'è il CNR di Firenze e l'unità di Padova, con me e con Guido Roghi. Lo scopo del progetto è studiare la successione cenomaniana, possibilmente si spera cenomaniano-turoniano, che è una successione caratterizzata da depositi di ambiente fluviale che passano verso il deltizio costiero fino alla trasgressione, all'ingressione marina del cenomaniano-turoniano non meglio identificato. È il primo giorno di questa nostra missione del PRIN sul cenomaniano-turoniano del Marocco meridionale. E già con i primi sopralluoghi che abbiamo effettuato in una delle sezioni che probabilmente misureremo, troviamo già delle cose molto molto belle. In particolare qui stiamo vedendo un intervallo all'interno della formazione Fezzuan, nella quale si vedono chiaramente delle belle strutture sedimentarie, sono anche un po' enigmatiche che cercheremo di capire meglio. Nell'insieme sono delle laminazioni inclinate che testimoniano la migrazione di forme di fondo, ma ci sono degli elementi che ci fanno pensare anche a delle condizioni di trasporto abbastanza particolari che dovremo investigare. Comunque questo è, diciamo, un affioramento che poi studieremo in dettaglio. Beh, non sempre tutto quello che si trova è facile da capire, ad esempio queste strutture a sfera sono uno dei misteri che speriamo di riuscire a risolvere ora della fine, perché ci sono numerosissime e di tutte le dimensioni, è veramente uno dei misteri da risolvere. Dunque, ci troviamo in questa regione del Marocco meridionale, confini con l'Algeria, questa regione si chiama regione di Kenkem. Stiamo lavorando appunto su questa successione cenomaniano-turoniana rappresentata con questi toni di verde. Da un punto di vista generale, quest'area di studio si colloca a sud della catena dell'Anti-Atlas, una catena precambriano-palozoica caratterizzata appunto da successioni vulcanoclastiche del precambriano e sedimentari del paleozoico. Questa catena si trova sostanzialmente a sud di un altro grosso sistema orogenico, che è quello dell'Atlas centrale, che è rappresentato appunto da questi colori più azzurri e celesti. Quindi noi lavoriamo su questa successione continentale che poi passa a sedimenti marini carbonatici rappresentati qui da colori verdi. Stiamo facendo delle sezioni stratigrafiche proprio su questa parte continentale che sta al di sotto dei carbonati. Ci muoveremo in questa zona inizialmente per poi procedere verso nord, dove affiorano altri depositi litostratigraficamente equivalenti. In questi ultimi giorni ci siamo suddivisi, per cui Mauro Papini e Federico Sani sono andati a nord verso l'anticlinale di Gulmima per analizzare il quadro strutturale dell'area. E in sei siamo rimasti invece in questa zona dei Kenkem e ci siamo ulteriormente suddivisi, quindi Marco Benvenuti e Jacopo hanno cominciato a misurare nel dettaglio la successione, la porzione basale della nostra successione cenomaniana e quindi l'intervallo a prevalenti arenarie fluviali. Io e Guido invece ci stiamo concentrando sulla parte alta, dove abbiamo, si trattava di una trasgressione in sostanza, abbiamo un'alternanza di siltiti varicolori con livelli di dolomie fini e piccole passate ancora arenacee, ma veramente di pochi centimetri, e speriamo di arrivare in cima dove c'è l'intervallo carbonatico, quindi la vera ingressione marina. E poi abbiamo i paleopedologi invece, quindi Anna Andretta e Giorgio Basilici, che stanno misurando delle sezioni in dettaglio di paleosuoli in altre aree. Siamo arrivati alla fine della serie, dopo una giornata di lavoro e di misura strato per strato, e adesso siamo al top della serie, dove con nostra grandissima sorpresa abbiamo ritrovato i livelli che fino ad oggi abbiamo trovato in detrito. Invece qui ci sono in serie e quindi riusciamo a collegare i livelli con selce finalmente al tetto della serie. Un gastropode silicizzato anche di grandi dimensioni, e su questi ultimi pochi metri, 2 metri di sezione, si possono osservare anche dei bivalvi, alcuni addirittura in posizione di vita, altri pezzi di gastropodi tutti silicizzati. Questo è un livello che era stato
citato in letteratura, anche se in modo poco chiaro, e adesso speriamo che ci sia qualche indicazione in più. Eccoci qui, dopo i giorni di acquisizione dati e la misurazione delle sezioni, e qui di fronte abbiamo i resti fossili e i frammenti trovati in questi giorni. Abbiamo trovato sia delle ossa lunghe che delle ossa più corte o comunque tozze, abbiamo trovato resti di denti. Guido su Marte, un saluto per la stampa. Evviva!